eccomi tornata con un nuovo video. Intanto il mio braccio si vede dal fatto che continuerò per tutto il video a muovere le mani. Tra parentesi, guardate quanto è bello. Vabbè, lasciamo perdere. Oddio, è da tantissimo che non registro e sono qui con un video in collaborazione. Cominciamo bene, Noemi, molto bene. Sono qui con un video in collaborazione con la pagina Facebook The Fashionist Girl. Vi lascerò tutti i link qui sotto nell'info box, mi raccomando, andate a cliccare. E appunto in collaborazione con altre ragazze, ce la posso fare a parlare, Noemi? Calmati. Ok, ce la posso fare. Il video tratterà appunto i prodotti preferiti, cioè un po' di tutto, dell'estate 2017. I miei per lo più saranno di make up, per quel poco che mi sono truccata, però sono veramente prodotti che ho utilizzato tantissimo, che continuo ad utilizzare tantissimo e sono entrati appunto nei miei preferiti. Allora, nel mentre io stavo parlando si è scaricata anche la batteria della telecamera, quindi magari cambiate l'inquadratura, non lo so, portate pazienza, perdonatemi. Ricomincio, nel senso, ricomincio perché è la quarta volta io che registro questa cosa e con questa magari ce la posso fare. Ricomincio, comincio perché per voi è la prima volta che lo vedrete, mamma, questo video cosa sarà, ok? Va bene. Vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato appunto di più quest'estate. Top Summer 2017, ripetiamolo, è il titolo di questo video, sarà il titolo di questo video, e quindi vi faccio vedere questi prodotti, ce la facciamo. Allora, i primi prodotti che vi faccio vedere sono queste tinte labbra di Nabla. Io ne ho 5 e le amo alla follia. In questo momento addosso mi vedete Vanilla Queen, che è il mio preferito di tutti e 5. Che utilizzo tantissimo perché è un nude secondo me perfetto per la mia tonalità di carnagione, che come potete vedere sono abbronzatissima anche quest'anno, ritema a parte, ok? E appunto Vanilla Queen è il mio preferito in assoluto, lo sto utilizzando tantissimo. Poi ho Roses, che è appunto questo rosato, molto bello anche lui. Grande Amore, un altro che adoro follemente e che utilizzo molto spesso. Kernel e Rumors. Ecco, su Kernel e Rumors spendo un attimino due parole, perché sono gli unici di appunto tutti e 5 che mi fanno il difetto dopo qualche ora di sbavare, gli altri rimangono perfetti. Questi qua, se non applico una matita di quelle in cera invisibili oppure una matita che si avvicina a questo colore, purtroppo tendono a sbavare. E io, se non lo sapete, faccio l'assistente da poltrona, quindi utilizzo la mascherina tutti i giorni e questi mi vanno a stampare e si sbavano un bel po', cioè mi trovo tipo la faccia da pagliaccio quando tolgo la mascherina, però sono meravigliosi. Questi tre qua invece non mi fanno alcun difetto, assolutamente. Sono molto leggeri sulle labbra, non appiccicano e durano veramente tantissimo, resistono ai pasti, chiaro, se vi spalmate di olio, con l'olio viene via, però se ci state un attimino attenti, bevendo, assolutamente rimangono lì tutto il giorno e io le adoro. Il prezzo di questi non me lo ricordo perché è passato un po' di tempo e vado avanti. Sempre tinte labbra, Sephora, meravigliose, le adoro. Questa, che è quella aranciata, è la numero 09, ormai è finita e la ricomprerò sicuramente perché è un colore meraviglioso, l'ho utilizzata tantissimo, infatti appunto è la prima tinta labbra forse che finisco. Un'altra che mi piace tantissimo è una nuova colorazione, mi sembra, è la numero 33 ed è questo nude meraviglioso che si avvicina appunto a Vanilla Queen, l'adoro. Questo sta bene secondo me su una carnagione abbastanza chiara come la mia, perché se no tende a fare l'effetto cancellina, mi avete capito? Mi avete capito? Sì. Questa invece, che è la numero 24, secondo me è uguale o molto simile a Kernel appunto di Nabla che vi ho fatto vedere. Poi ho la numero 05, che è questa qua, è un nude rosato
con dei micro glitter che vediamo se riesco magari a farvi vedere. Non si vedranno mai, no? Ok, forse sì, forse no. Fatemelo sapere. E l'ultima è questo rosato che è la numero 06. Anche queste molto belle, resistono a tutto, a parte quella più scura, simile a kernel, quindi credo sia proprio un problema di pigmentazione a questo punto. Resistono tutto il giorno, costano mi sembra attorno ai 10 euro e niente, io ve le straconsiglio, cioè io mai più senza, proprio. Sempre in tema di tinte labbra, sì, ok, tinte labbra mi piacciono, l'avrete capito. Un'altra che ho utilizzato tantissimo è questa di Mulac ed è in My Birthday Sweet. Questa qua. Bellissima, a me piace tantissimo, non mi fa nessun difetto. Molti ho visto si lamentano del fatto che fa il segnetto bianco, qui a me non lo fa assolutamente, resiste tantissimo, è un bellissimo nude e basta. Mi piacciono le tinte labbra. Altra conferma, perché non è una scoperta, è questa matita per le sopracciglia di Kiko, che mi piace tantissimo. Unica pecca è che finisce subito, nel senso che per avere ha una punta sottilissima, però appena l'utilizzate e fate un sopracciglio dovete temperarlo un'altra volta e quindi dura pochissimo, ma l'effetto è meraviglioso, è super resistente, resiste veramente tantissimo. Il colore è veramente perfetto, io utilizzo la 02 e niente, fatele più lunghe, Chicco. Fatele più lunghe queste matite perché sono veramente meravigliose. Altro prodotto top che ho utilizzato veramente tantissimo, infatti è finito, è questo mascara Formula Pura di Deborah Milano nella colorazione marrone. Perché appunto vi dicevo, non sto truccando tantissimo gli occhi e quindi vado di mascara marrone. Questo mi piace tantissimo, è molto leggero, non fa l'effetto ciglia finte, però a me piace tantissimo, dura tantissimo, non mi ha dato nessun problema, appunto è senza petrolati, ecco, senza parabeni, siliconi petrolati e fragranze. Mi è piaciuto tantissimo, credo proprio che lo ricomprerò. Altro prodotto che non abbandonerò mai più in vita mia se non lo tolgono dal commercio, anche questo vi prego, è il fondotinta Sublime di Puro Bio. Come vedete ne ho due, questo è praticamente finito, infatti a breve farò anche un video di prodotti finiti perché ne ho un bel po'. Io ho la colorazione 02 che ho utilizzato appunto questo inverno e adesso sto utilizzando la 03, ma è abbastanza chiara. Quindi devo andare a bilanciare con terre e quant'altro perché appunto abbronzata è abbastanza chiara. Niente, io questo fondotinta veramente lo adoro, lo mettete al mattino, vi dura tantissimo, non lucida, è veramente perfetto. E poi appunto è bio, mi sembra, sì, è veramente bellissimo, è super coprente, è modulabile e lo adoro. Ho utilizzato tanto anche questa qui che è la BB Cream di Sobio, però ultimamente non so se è per il caldo, se è cambiato qualcosa perché non prendo più la pillola, quindi non so da cosa dipende questa cosa, tende a lucidarmi un pochino. È comunque molto buono, è abbastanza coprente per essere una BB Cream, però appunto ultimamente mi sta facendo questo difetto, infatti l'ho un po' accantonato. Altro super utilizzato che non molerò mai più in vita mia, molto probabilmente, le ultime parole famose, ricordatemelo quando lo abbandonerò, è questa. Che cos'è questa? Questa è la polvere di riso che potete acquistare in qualsiasi sito tipo Aromazone. Io l'ho acquistata da Aromazone. È una bustina da 100 grammi, quindi vi dura un'eternità e la utilizzo al posto della cipria. È fantastica, anche se un po' grossina, ma vi fissa il make-up che non si muove più neanche se volete, non vi lucidate, è una cosa meravigliosa. E io la metto dentro le confezioni vuote che ho di, ad esempio questa di Neve Cosmetic, la metto qui così ho anche il mio dosatore ed è una cosa meravigliosa. Ve la straconsiglio. Poi, super utilizzati anche questi, parliamo di terre. Ho utilizzato tantissimo questa terra sempre di Puro Bio, la mia è la numero 01 ed è molto molto scura, come potete vedere.
Però è meraviglioso, si sfuma che è una meraviglia, la polvere è finissima e è stupenda veramente, ragazze. Cioè, questa ve la straconsiglio. Se avete qualche negozio bio vicino a casa, andate a sguacciarla e capirete di cosa sto parlando. Sono meravigliose. Avevo anche la cipria che ho finito, l'ho mangiata, ma appunto utilizzando la polvere di riso non l'ho più riacquistata. E poi per quanto riguarda il contouring, Mulac. Cioè, io come potete vedere la adoro. Questa non mi ricordo più il nome e non riesco assolutamente a toglierla dalla cialdina, ma è quella più chiara esistente di polvere, appunto, terra in polvere per contouring ed è fantastica. Per quanto riguarda le palette Too Cocky, per quel poco appunto che vi dicevo le ho utilizzate, sto utilizzando tantissimo questa palette di Makeup Revolution ed è la Fortune Favors the Brave, non c'è, è questa. Non fatemi parlare in inglese, vi prego. C'è proprio. Ecco, sono riuscita ad aprirla e questa è appunto la palette. I colori sono meravigliosi per quello appunto che costa. Infatti fatemi sapere se magari vi interessa un video specifico, magari un get ready con questa palette, perché è veramente qualcosa di meraviglioso. Purtroppo questi colori qui non li utilizzerò mai, perché appunto con l'occhio verde azzurro, se vado a truccarmi di verde azzurro, vabbè, lasciamo perdere. Però gli altri colori li sto strautilizzando, soprattutto i matte, quindi questi due qui, questi qua li sto utilizzando veramente tantissimo ed è meravigliosa. Allora, un'altra cosa di make-up ve la voglio far vedere perché assolutamente è entrata nei miei super super top, non solo dell'estate, ma da quando ce l'ho. Sono questi pennellini qui, che non mi ricordo più, mannaggia a me, come si chiamano, ma se trovo il link ve lo metto direttamente qui nell'info box. Io li ho acquistati, mi sembra, su Amazon e sono favolosi, cioè sfumano i fondi e le terre, che è una cosa meravigliosa. Infatti sto utilizzando praticamente solo loro per il fondotinta e a volte utilizzo la Beauty Blender, ma questi qua sono veramente fenomenali. L'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare non è di make-up, no, non è di make-up, ma è la mia gioia, è un elettrodomestico. Ve lo vado a prendere. Alessandro l'ha chiamato Dino. È il robot aspirapolvere. Questo è il Lilife VS3 Pro, mi sembra si chiami. E vi giuro, ragazze, questo coso qua, vi cambia la vita. Vi cambia la vita. Cioè, io non starei mai più senza. L'ho acquistato io. Piccola storia breve, proprio affascinante e curiosa e affascinante, come direbbe mia. L'ho acquistato io, l'ho detto a mia sorella, sai, ho acquistato. Ah, oddio, sta partendo. Fermo, Dino. No, ragazze, aspettate, mi si è impigliato sul vestito. Ok, molto bene, siamo sempre noi. Ok, vi stavo dicendo, l'ho acquistato. Basta di non va a casa, dai, su. Ok, l'ho acquistato io. Basta di no. L'ho acquistato io. Ok, va a casa, Dino. Bravo, Dino. Ripeto. Cioè, se non è Alessandro o Manuel, è Dino, mannaggia. Ok, stavo dicendo, l'ho acquistato io, ho detto a mia sorella, ma sai, mi sono comprata il robot aspirapolvere. Ah, secondo me quella lì è una cosa inutile, che basta passare l'aspirapolvere poi là. Una settimana dopo, aver visto il video di Dino, perché l'ho mandato a lei e al suo compagno, indovinate un po' cosa ha acquistato? Indovinate un po'? Non solo Dino che aspira, ma
Dino, la versione 2.0, che aspira e lava. Capisci a me? Ok. Arriva a me, mando video, ci sono video ovunque, su Instagram, ok? Mia mamma, lo voglio anch'io, un mese fa, più o meno, no, forse un po' meno, cosa ha acquistato mia mamma? Secondo voi? Dino, però non Dino, Dino che aspira e lava. I nostri amici, secondo voi, cosa hanno acquistato? Dino, di un'altra marca, ma sempre Dino. Quindi veramente, ragazzi, cioè, non ne fate più a meno. Poi, per il costo che ha, io l'ho acquistato precisamente, mi sembra, l'11 di luglio, il giorno del Prime Day su Amazon, e l'ho pagato 124, 129. Facciamo 130, facciamo conto tondo. Però ragazzi, cioè, veramente mai più senza. Ero indecisa se acquistare questo oppure il mitico folletto che tutti hanno, il folletto. Però volete mettere che questo qua gli dici: Dino, ascolta qua la zia, quando sono le 8 che io vado via, tu parti e mi pulisci casa. Mi pulisce casa. Vi tira su tanta di quella polvere che voi nemmeno immaginavate potesse esserci. Perché avevo passato l'aspirapolvere, la miele, no, un aspirapolvere così a caso, la miele la domenica, il lunedì mi è arrivato, l'ho fatto partire, tanto è già pulito, la polvere che non ha tirato su e ovviamente pelo di Indira che ne perde tantissimo. Però se tu guardavi il pavimento dicevi, mannaggia, oh, è pulito, cosa vuoi che... Invece no, vi trova pelo, secondo me se lo inventa, perché è una cosa assurda. E voi avete sempre tutto pulito. Vi obbliga anche a tenere in ordine perché se poi trova qualcosa in mezzo o si incastra o gli va addosso lo sposto. Ad esempio, io ho il mobile del bagno che è alto tanto così da terra, però il bagno essendo stretto, cioè non riesco ad andare con l'aspirapolvere sotto, non ci riuscivo come volevo, a meno che non mi buttassi per terra sto mobile, capite anche voi. Lui ci va sotto. E mi ha trovato una pinzettina di quelle per i capelli ed è uscito con queste manine con la mia pinzettina. È meraviglioso sotto i letti, sotto i mobili. Ragazze, veramente mai più senza. Vi metto qua, mi devo ricordare di mettervi qua il link così andate a vedere. Magari ci sono tantissimi video su YouTube perché prima di acquistarlo era mesi che io guardavo sta cosa, però dicevo, ma boh, non so. Mi sono guardata tantissimi video, tantissime recensioni e veramente io ve lo straconsiglio. Il top di gamma sarebbe il Roomba, mi sembra. Però per quelli che non hanno le possibilità di acquistare il Roomba, che è più costoso, sicuramente avrà qualcosa in più, non lo so. Però per quelli che appunto non hanno le possibilità, questo è veramente fenomenale. Bene, questo video sarà durato mezz'ora. Forse, se siamo fortunati, è durato mezz'ora e niente, meglio che chiudo qua. Io volevo ringraziare nuovamente tutte le ragazze con cui appunto sto collaborando. Non vogliatemene, vi prego, ma non mi ricordo i nomi, anche perché questo video lo sto girando in fretta e furia perché la ragazza appunto della pagina mi ha giustamente ricordato che avevo dato l'ok per la collaborazione e poi me ne sono dimenticata, quindi ho fatto una grandissima figura delle mie, ecco, e niente ragazzi, magari vi metto qua un sondaggino sui prossimi video che volete vedere, partecipate, vi metto qua, su qua, vi metto un sondaggino sul prossimo video che potrebbe interessarvi. Per quanto riguarda il video dove vi spiego cosa è successo, siccome l'ho registrato tante volte questo video che state vedendo, non so se ve l'ho detto qui, se ve l'ho detto in pezzi di video che scarterò, non lo so. Comunque è un video che devo pensare un attimino bene perché sono cose non troppo piacevoli che sono successe e quindi sì, mi devo mettere con calma, magari quando Alessandro rientra a scuola il 13 di settembre. E sicuramente un video che vedrete a breve è quello del compleanno di Ale, perché il mio signorino fra un po' compie 4 anni di già, mio Dio.
E in velocità sono a dieta. Ho perso 5,5 kg in 3 settimane. E se mi seguite su Instagram, poi vi metterò qui a fine video e tutti i link, tutto, vi metto tutto. Lì pubblico foto giornalmente, pubblico storie, quindi seguitemi anche lì. E niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.